Salve a tutti, mi presento, mi chiamo Andrea Spadoni ed ho una laurea magistrale in scienze tecniche dell'attività motoria preventiva ed adattata. Da anni collaboro con la diabetologia di Ravenna, con l'associazione diabetici ravennate e con la medicina dello sport di Ravenna per la promozione dell'esercizio fisico e di un corretto stile di vita nelle persone affette da diabete di tipo 2. In questo video andremo a vedere tutti gli esercizi che sono compresi nel protocollo regionale AFA, ovvero l'attività fisica adattata per le persone che soffrono di lombalgia cronica, che siano diabetiche o no. Tutti gli esercizi che vi farò vedere possono essere svolti tranquillamente in casa propria con l'ausilio di poche cose: una sedia, uno sgabello, una corda oppure un elastico ed un tappetino. È fondamentale eseguire tutti gli esercizi lentamente e non deve mai comparire il dolore. Questo protocollo è bene eseguirlo 2 oppure 3 volte a settimana. Iniziamo il nostro esercizio con la fase di riscaldamento. Andremo a camminare o sul posto, oppure in circolo, oppure avanti e indietro lungo un corridoio per circa 3 minuti. Partiamo. Cerchiamo sempre di tenere una postura corretta, schiena dritta, spalle aperte. Il ritmo deve essere adeguato alle nostre capacità. Non dobbiamo bere il fiatone, perché stiamo ancora facendo una fase di riscaldamento. Abbiamo già fatto 1 minuto e 15 secondi. Il ritmo del passo può essere aumentato di volta in volta. L'importante è non sentire mai dolore. Siamo già entrati nell'ultimo minuto. Per l'esattezza mancano ancora 45 secondi. Andiamo a fare l'ultimo giro. Continuiamo con il nostro riscaldamento, sempre camminando o sul posto o avanti e indietro o in circolo, ma coinvolgendo anche gli arti superiori, per un totale di altri 5 minuti. Partiamo con delle circonnuzioni delle braccia, faremo un giro di circonnuzione avanti e poi andremo a fare delle circonnuzioni all'indietro. L'escursione, l'ampiezza della circonvoluzione dipende sempre dalle mie capacità. Non devo mai avere dolore neanche in questa palla. Cambiamo il giro.
bianchi per riprendere qualche secondo dopo. Ora andremo a fare delle rotazioni dei polsi con le braccia lungo i fianchi, in un senso e poi nell'altro, alterniamo in una parte sinistra. Siamo già a 1 minuto e mezzo. Adesso andiamo a sollevare un braccio verso l'alto. Poi andiamo a aprire e chiudere le dita delle mani. Ora ogni 2-3 passi andiamo a sollevare il ginocchio verso il petto. Per aiutarci con l'equilibrio è bene fissare sempre un punto fisso avanti a noi. Possiamo anche aiutarci con le braccia. Entrati nell'ultimo minuto e andremo a fare ogni 2-3 passi dei piccoli affondi. Piccoli sia come ampiezza che come profondità, perché siamo sempre ancora nel riscaldamento. Uno. In posizione seduta andiamo a mobilizzare le spalle. Partiamo con 3 serie da 10 ripetizioni di elevazioni e depressioni delle spalle, quindi su e giù. 2, 3, inspiro quando salgo, espiro quando scendo. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Riposo qualche secondo e riparto. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 e 10. Un'altra pausa, bastano pochi secondi e riparto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Secondo esercizio, andiamo a anteporre e retroporre le spalle. Quindi inspiro, vado indietro, espiro, vado avanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Finita la prima serie, mi riposo un attimo e riparto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Seconda pausa. Riparto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Nel prossimo esercizio faremo delle circonvoluzioni avanti e indietro delle spalle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Andiamo all'indietro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ci riposiamo per la prima serie e ripartiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ritorniamo indietro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Seconda pausa e ultima serie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Le ultime indietro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Con le braccia candeliere, quindi angolo retto del gomito della spalla, andiamo a spingerle indietro. Dentro l'aria, fuori l'aria. 1,
2. 3. Sono spinte indietro, quindi non vado ad inarcare la schiena, è solo sempre una mobilità della spalla. 5. 6. 7. 8. 9. E 10. Mi riposo abbassando giù le braccia. E riparto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Mi riposo nuovamente. E vado a fare l'ultima serie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E riabbasso. Con l'ausilio di un bastone oppure di un manico di scopa andiamo ad eseguire degli esercizi di mobilitazione delle spalle. Con le mani vicino alle estremità andiamo a sollevare il bastone sopra la testa. 3 serie da 5 ripetizioni. 1, 2, 3, 4 e 5. Ci riposiamo qualche secondo. E poi ripartiamo. 1, 2, 3, 4 e 5. Seconda pausa. È importante mobilizzare bene la spalla, non andare a compensare inclinando o inarcando troppo la schiena. Passiamo all'ultima serie. 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo ora a vedere altre due varianti per complicare leggermente l'esercizio. Tutti e tre gli esercizi li sto facendo da seduto, ma si possono fare anche tranquillamente da in piedi. Andiamo ad eseguire ora due serie da 5 ripetizioni di sollevamenti del bastone sopra la testa e scendiamo dietro la nuca. 1, 2, 3, 4 e 5. Mi riposo e riparto. 1, 2, 3, 4 e 5. Ora mi preparo per la terza variante. Porto il bastone alla testa delle spalle e lo spingo avanti. 1, sempre due serie da 5 ripetizioni. 2, 3, 4 e 5. Pausa. E riparto. 1, 2, 3, 4 e 5. Ora eseguiamo delle mobilizzazioni del collo.
due serie da 8 ripetizioni per ogni esercizio. Partiamo con delle flesso estensioni, quindi guardo in alto, inspiro, guardo in alto, espiro. 1. Due. Tre. Quattro. Cinque. La velocità deve essere ben controllata. Sei. Sette. Se mi muovo troppo velocemente posso incorrere in capogiri. Chi ha problematiche cervicali naturalmente deve limitare l'escursione. Partiamo con la seconda serie. 1. 2. 3. 5, 6, 7 e 8. Rimango fermo qualche secondo, poi andremo a fare delle rotazioni del collo a destra e a sinistra. Sinistra 1, 2. A ogni rotazione cercherò di guardare sempre un po' più indietro. 3, senza andare a ruotare il tronco. 4, 5. Sette. E otto. Facciamo la seconda serie. Uno. Due. Cinque, sei, sette, e otto. Adesso faremo delle inclinazioni laterali del collo, quindi andrò ad avvicinare l'orecchio alla spalla. La spalla non si deve alzare dalla sua posizione di riposo. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. E otto. Mi riposo. E riparto. Uno. Due. Tre. 4,
5, 6, 7, 8. Con l'ausilio del tappetino andiamo a mobilizzare la colonna vertebrale. Faremo il dorso del gatto. Posizione in quadrupedia, vado ad inspirare, a inarcare la schiena e a guardare avanti, espirando arrotolo tutta la colonna vertebrale. Inspiro ed espiro. Faremo due serie da 6 ripetizioni. Riposo qualche secondo e riparto. 1, 2, 5. 6. In posizione supina, con le gambe piegate, faremo delle antero e retroversioni del bacino. Mi posiziono a terra. Quando inspiro, inarco la schiena, creo un po' di spazio sotto il mio tratto lombare ed espiro, cerco di appiattire tutta la parte lombare contro il terreno. 1, 2, 3, 4, 5. Mi riposo qualche secondo e riparto. 1. 2, 3, 4 e 5. Dalla posizione supina apro le braccia all'esterno, piedi uniti e vado a fare delle rotazioni del bacino. Scenderò quanto nelle mie possibilità, a destra e a sinistra. 1, 2, 3. Attenzione a questo esercizio per chi soffre di scoliosi o ha una protesi all'anca. 4, 5. Mi riposo qualche secondo e pronto per ripartire poi per la seconda serie. Quando scendo non devo far sollevare la spalla opposta. 1, 5. Mi riposo e riparto con la terza serie.
Ora solleveremo il ginocchio e faremo resistenza col braccio omolaterale. Sollevo la gamba e la spingo contro il braccio. Mantengo la posizione 5 secondi. Alterno. 1. Due. Tre. Quattro. Faremo sette in totale. Cinque. Sei. Ora andremo a sollevare un ginocchio verso l'addome. Tre serie da 5 ripetizioni per ogni gamba. Uno. 2, 3, 4 e 5. Cambio gamba, inspiro e espiro. 1, 2, 3, 4, 5. Riparto con la seconda serie. 1, 2, 3, 4 e 5. Cambio. 1, 2, 3, 4 e 5. Ultima serie. 1, 2, 3, 4 e 5. Ultimo cambio. 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso andiamo a raccogliere il ginocchio al petto, distendo il piede in alto, gamba tesa, piede a martello e mantengo la posizione circa 8 secondi. Piego il ginocchio, rimetto giù la gamba, cambio. 1, 4, 5, 6, 7 e 8. Seconda serie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eseguiamo adesso un esercizio per il rinforzo dei muscoli addominali.
puntelliamo bene il bastone a terra e spingiamolo con forza verso il pavimento in modo da contrarre in maniera molto completa tutti gli addominali. Soffiamo fuori l'aria e manteniamo la posizione circa 8 secondi per 3 serie in tutto. Rilasso, prendo fiato e riparto. Spingo verso il basso il bastone, butto fuori l'aria e cerco di indurire al massimo i miei muscoli addominali. Rilasso, respiro e mi preparo per l'ultima volta. Spingo, soffio e contraggo forte l'addome. Da seduti, con l'ausilio di un elastico oppure di una corda, andrò ad estendere il mio ginocchio per allungare i muscoli ischiocrurali. 5 ripetizioni per ogni gamba. Mantengo la posizione, qualche secondo e scendo. 1. 2. 3. 4. 5. Cambiamo lato. Ora faremo una bicicletta ad una gamba sola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Cambio gamba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ripartiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ci riposiamo e andiamo a fare l'ultima serie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Allunghiamo il quadricipite e allunghiamo lo psoas da stesi. Una gamba tesa, raccogliamo il petto l'altra e manteniamo la posizione per almeno 8 secondi. Lentamente rilascio, scambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faremo in tutto 3 serie per lato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
5, 6, 7, 8. Ultimo giro. 1, 2, 5, 6, 8. Ultimo cambio. Utilizzando una sedia oppure uno sgabello, allunghiamo i muscoli ischio-crurali. Tallone appoggiato sulla sedia, lo spingo verso il basso, mantenendo il ginocchio steso per almeno 5 secondi. 3 serie per ogni gamba. Ultima serie. In piedi, mano appoggiata alla parete, andrò ad allungare il quadricipite. La gamba d'appoggio al ginocchio semiflesso, avvicino il tallone al sedere e mantengo per 8 secondi. 2 serie in totale per ogni lato. Ultimo cambio. 3. Per rinforzare i glutei eseguiamo delle abduzioni delle gambe. Mano appoggiata alla parete, aprirò all'esterno in alto la gamba tesa, mantengo la posizione per 7-8 secondi. 2 serie per ogni lato. Il ginocchio della gamba d'appoggio è sempre leggermente piegato. Cambio. Secondo giro. 1, 2, 8. Ultimo cambio. 1, 2, 8. Esci. Dalla posizione supina andiamo a eseguire un allungamento per i muscoli adduttori. Ci stendiamo. Gambe stese, uniamo i talloni, per 5 volte andiamo ad avvicinare i talloni al bacino mantenendo le ginocchia divaricate. 1. E 5. Per allenare i muscoli glutei andremo ad eseguire un ponte in posizione supina. Schiena ben appoggiata. Salgo col bacino, creo una linea unica tra bacino, anca e spalla. E mantengo la posizione circa 4 secondi. Dentro l'aria scendo, fuori l'aria salgo. Eseguiremo in tutto 5 ripetizioni.
4 e 5. Ora in quadruperia eseguiremo delle distensioni del braccio gamba opposta, 3 serie per ogni lato da mantenere per 8 secondi. Sguardo fisso a terra, allungo una gamba e allungo il braccio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Scendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seconda serie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ultima serie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, scendi. Allunghiamo la schiena, ci posizioniamo in quadrupedia e cercheremo di avvicinare il bacino ai talloni e mantenere la posizione per almeno 8 secondi. Lentamente rientro in posizione di partenza e facciamo il tutto altre 2 volte. Scendo, soffio. Respiro ed arretro per l'ultima volta. Lentamente risalgo. Per rinforzare le gambe, con la schiena appoggiata al muro, distanzio i piedi, scendo e mantengo la posizione della sedia per 6 secondi. 3, 4, 5 e 6, mi rialzo e scendo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, risalgo, ultima ripetizione. 1, 2, 3, 5 e 6 e torno su. Mi appoggio con una mano alla parete, mantengo la gamba stesa e contratta. 4 secondi. Rilasso, stendo l'altra. Ripetiamo tutto per altre 2 serie. Ultima serie, mantengo il quadricipite il più contratto possibile. Appoggiando entrambe le mani al muro, andrò a fare dei piccoli piegamenti sulle gambe per 7-8 secondi consecutivi. In tutto per 3 serie. Mi riposo. I piegamenti non devono essere troppo profondi.
Seconda pausa. E ultima serie. Mobilizziamo la caviglia, supini, ginocchio sollevato, 5 ripetizioni, 1, 5, cambio il verso, 1, 2, 3, 4, 5, cambio gamba, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5, 3 serie totali, 1, 2, 5, 1, 2, 5, cambio, 1, 2, 5, 1, 2, 5. Ultima serie, 1, 2, 5, 1, 2, 5, cambio, 1, 2, 5, 1, 2, 4 e 5. Andiamo ora ad eseguire diverse varianti di esercizi per il rinforzo dei muscoli estensori del rachide. Saranno in crescendo le difficoltà. Attenzione alla possibile comparsa di dolore. In tal caso, fermarsi immediatamente. Partiamo dalla posizione prona. Ci possiamo appoggiare sui gomiti, sguardo avanti a noi, fino ad arrivare all'estensione completa delle braccia. Ritorniamo a terra. Prima posizione, seconda posizione e terza posizione. E ritorno giù. La seconda variante è un'estensione del rachide con le braccia lungo i fianchi e adduzione delle scapole. Quindi scapole vicine vicine, mantengo la posizione 5 secondi. E mi riporto. Seconda serie. E terza serie. La terza variante consisterà nel sollevare gamba e braccio opposto e mantenere la posizione per 6 secondi, 3 ripetizioni totali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ultima serie. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. E sei scendi. Andiamo ad eseguire un auto allungamento della schiena, quindi immaginiamo di alzarci il più possibile verso l'alto, teniamo le spalle basse, sguardo avanti a noi e cerchiamo di diventare sempre più alti, mantenendo la posizione per almeno 8 secondi. Autoallungamento della colonna vertebrale con le gambe piegate. Supini, gambe piegate, braccia lungo i fianchi,
Manteniamo circa 8 secondi la posizione di autoallungamento, cercando di estenderci il più possibile con la schiena. Autoallunghiamo tutta la colonna vertebrale, ci stendiamo, braccia lungo i fianchi, gambe tese, piede martello e cerchiamo di estenderci il più possibile, mantenendo la posizione circa 8 secondi.